Abbiamo appena terminato di fare i sopralluoghi presso l'RSA Bricciotti grazie al supporto di ASU, dipendenti comunali e azienda esterna di ingegneria sciamana di Pergola, che aveva redatto già una perizia tra ottobre e novembre presso la struttura RSA Bricciotti in merito alla vulnerabilità statica e sismica della struttura, che a suo tempo non aveva presentato difficoltà. Pertanto si è svolta e continuato a svolgere l'attività sociosanitaria e assistenziale presso la struttura. Come sapete, sabato mattina, a fronte di alcune indicazioni presentate dagli operatori sanitari, la struttura ha evidenziato alcune crepe che fossero già esistenti o che magari si fossero comunque di cui fossero aumentate l'entità, si è deciso tramite operatori sanitari e tramite l'ASU di evacuare i 18 ospiti e trasferirli alla RSA Gavantara di Pesaro. Oggi abbiamo fatto altri rilievi e continueremo a fare le perizie per capire il male della struttura a fronte delle appunto crepe che ci sono evidenziate, per capire se i problemi possono essere recuperabili a fronte di una manutenzione, oserei dire purtroppo scarsa negli ultimi anni, forse negli ultimi decenni, o forse verificare altre difficoltà che possono derivare da problemi ben più gravi. Questo saranno però i tecnici a dirlo e questo lo verificheremo nei prossimi giorni a fronte delle attività che svolgeremo sulla struttura. Una struttura che non solo ospita anziani e disabili per la lunga degenza, ma che comunque permette al territorio di usufruire di un laboratorio analisi, un centro prelievi che attualmente è inagibile e che offre alla possibilità ambulatoriale alla dottoressa Di Pasquale di accogliere i propri mutuatari. Con quest'ultima abbiamo deciso di assegnare la sala consigliare per poter svolgere l'attività ambulatoriale in modo tale che il servizio possa continuare e stiamo capendo appunto come risolvere il problema dei prelievi, cosa che attualmente appunto causa preclusione della struttura non consente di essere svolta. E lavoreremo intensamente affinché si possa trovare una soluzione sulla struttura che ha bisogno di risorse che debbono essere concesse, pertanto valuteremo nei prossimi giorni il da farsi.